benvenuti a un nuovo video di Wild Food Rec. Avete mai fatto caso che sempre più spesso tra gli scaffali di enoteche, supermercati e degli store online si vedono i prodotti etichettati come prodotto bio? Vi siete mai chiesti come si fa ad ottenere questa certificazione e se davvero questi vini siano differenti da quelli tradizionali? Cerchiamo di fare chiarezza. Il vino bio, per essere etichettato come tale, deve seguire un rigoroso processo produttivo. Tutte le fasi della produzione, infatti, a partire dal vigneto e fino all'imbottigliamento, devono rispondere a determinati requisiti. In Europa, alcuni regolamenti come l'848 del 2018, che ha sostituito il precedente 834 del 2007, e altri regolamenti forniscono delle linee guida ai produttori per le tecniche di coltivazione e di vinificazione. Il rispetto di tali regole viene poi certificato da enti autorizzati direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di contrastare frodi e garantire la trasparenza al consumatore finale. Anche in cantina, il regolamento dell'Unione Europea numero 203 del 2012 impone delle rigide regole. È importante limitare al minimo o evitare l'uso di solfiti, le cui soglie massime sono fissate ai 100 mg litro per i rossi e 150 mg litro per i bianchi. Vanno inoltre utilizzati solo coadiuvanti enologici certificati bio e soprattutto vinificare solo uve anch'esse certificate bio. Dunque, d'ora in poi sapete che la certificazione bio è il frutto di un grande lavoro di persone che si impegnano al massimo, non senza difficoltà, affinché il prodotto finale non abbia elementi pericolosi nel totale rispetto dell'ecosistema. Bene, siamo alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere like e di iscrivervi al nostro canale, oltre a seguirci sulle pagine Instagram e Facebook Wild Food Rec. Al prossimo video, ciao!